scusate le spalle. Sei, allora, che sei sicura che io non venga come conduttore oggi? Aspetta, c'è qualcosa che non so? Sì, parecchie cose non quadreranno, ma tu dammi fiducia. Ah, mi piace questa cosa, mi piace. Vabbè, guidiamo in due? Certo. Io ci sto. No, guido io oggi, guido io. Guidi tu? Allora fatti la domanda e datti la risposta. Esatto. Allora. Hai appena compiuto 50 anni. Ciao. No! Aspetta. Basta! Allora, ho appena compiuto 50 anni, lo ricordiamo solo una volta, basta. Però sono felice di essere arrivato a questo. Facciamo parlare pubblico. Come li porta gli anni, Filippo? Ah, ok. Ma io ho visto dare dei soldi, della pecunia qua prima. No, sono tutti pazzi di te. Soprattutto le donne, anche perché gli uomini sono solo quattro. Non so perché il mio pubblico... Sono solo Siete quattro uomini oggi. Chissà. Grazie, cara. Abbiamo tanti ospiti molto interessanti. Tu mi aiuterai a gestirli. Ci provo. Però questa prima parte del programma è dedicata a te. Perché dire che uno compie 50 anni non è dire una cosa qualunque, no? Ci sono delle tappe nella vita, delle stagioni, dei momenti. E noi abbiamo voluto riassumere intanto qualcuno di questi momenti che secondo noi sono significativi per te. E poi parliamo invece dal tuo punto di vista che cosa significa arrivare a questo traguardo. Grazie. Grazie. L'heure à ne sait, Laura se fue, over a girl no longer mine. Se telefonando io potessi dirti addio, ti chiamerei. Sai che amarti non è mai abbastanza, è che tu sei tutto quello che mi manca. Mi dai la tua benedizione, per favore, così sono tranquillo, io parto in quinta proprio. Dipende da te. Siamo due braccia con un cuore, solo questo avrai da me. Consigli per gli acquisti. Lascia che io sia il tuo brivido più grande. Sono entrato dalla ruota e dalla ruota io esco, grazie a tutti per l'affetto, a voi che state dietro le quinte, che mi avete voluto bene, grazie Francesca, grazie a tutti, ciao! Che bello, allora, bellissimo questo collage. Di tanta musica. Di tanta musica, ma soprattutto di questa bella esperienza che insomma io ho vissuto anche grazie a te, non tanto perché fossi contento per il fatto che tu... Hai avuto il Covid, ci mancherebbe, però mi ricordo che tu, senza proprio avere nessuna titubanza, mi chiamasti perché volevi che io gestissi il tuo spazio. Sì, io volevo proprio te. Sei stata un incosciente, però è andata bene, dai. È andata alla grande, sei bravissimo, dovresti fare anche il conduttore. L'abbiamo detto più e più volte, quindi oggi tu come lo farai? Però adesso sei qui in veste di scrittore. Hai messo proprio nero su bianco alcuni momenti della tua vita, l'hai fatto proprio consegnandoti al pubblico e anche a tutti quei fan che magari alcune cose di te non le conoscevano così bene. Che sensazione è stata quella? Terapeutica, come lo è sempre stato quando lo facevo e lo faccio attraverso la musica. In realtà io ho sempre amato condividere e l'ho fatto anche stavolta, ma l'ho fatto senza avere vincoli di tipo... temporale, 3 minuti di una canzone o incasellato all'interno di una metrica. Sono stato libero di esprimermi, non l'avevo mai fatto in maniera così esplicita, ma il libro, la circostanza, anche i tempi mi hanno permesso di poterlo fare. Si intitola Mani Nude e parli anche di questo episodio che ti è capitato il 19 di novembre del 2020. Cosa è successo, sì, Filippo, quel giorno? È successo che la mia attenzione è diminuita per pochi secondi e avendo a che fare con un attrezzo da lavoro che normalmente usano i professionisti per tagliare il legno e chi fa hobby come me per fare bricolage, l'attenzione si è abbassata un pelo, la soglia si è abbassata e ho rischiato di perdere la mano. Perché voi adesso state vedendo la foto del guanto.
e lì non lascia libere interpretazioni. E così lo si squarcio... Si è lacerata completamente la sì, mano. E ho rischiato di perdere medio e anulare. Voi calcolate che, essendo un musicista... Eri da solo in quel momento? C'era qualcuno a cui chiedere aiuto? Mio fratello era appena... La casa in collina dove mi sono fatto male, mio fratello era appena sceso da 20 minuti, io ero completamente solo e solo sono andato al pronto soccorso. Insomma, ho cercato di risolvere alla bene meglio la situazione. Poi, grazie all'intervento dei medici... Faccela vedere questa mano. Non si estende nella sua totalità, però insomma diciamo che un buon 80% di mobilità l'ho riacquisita. È ancora complicato, probabilmente non andrà oltre questa, diciamo così, questa situazione, però insomma poteva andare peggio. Questo lasciamolo dire a chi ne sa più di te, perché vorrei collegarmi con la dottoressa Giovanna Petrella. No. E anche con il terapista che ti ha permesso di raggiungere questo risultato, Francesco Casengrandi. No, ma dai, ma non ci credo. Medico chirurgo della mano del Policlinico di Modena. Quella ragazza, quella dottoressa, è una luminare. È una donna fantastica che tu hai incontrato nel tuo cammino. E diciamo che è successo qualcosa di strano, vero dottoressa? Quel giorno lei dov'era quando Filippo stava arrivando? Dove si trovava? Sì, quel giorno stavo facendo un'attività di burocrazia, in realtà ero in reparto, non dovevo occuparmi del pronto soccorso, ma mentre ero lì ho avuto una sensazione molto particolare che mi ha spinto a lasciare quello che stavo facendo e mi sono sentita di dover andare a vedere facendo in pronto soccorso. Quando sono arrivata lì, Filippo era appena arrivato e io l'ho trovato e immediatamente abbiamo visitato la sua mano e ci siamo resi conto che aveva una lesione complessa. Quante ore è durata l'operazione, Filippo? L'operazione è durata poco più di 10 ore ed è stata, sono state 10 ore importanti per quel che riguarda i medici, che in un primo momento avevano quasi, si erano quasi resi conto che io le avrei perse le due dita, perché come ha detto Giovanna, quei traumi sono molto, molto pesanti. Al Policlinico di Modena fanno dei miracoli, però a volte succede che l'incidente è talmente tanto grave che fanno quello che possono, naturalmente. Nella seconda parte dell'intervento, poi, tutto comunicato a mia moglie, dovete pensare che mia moglie è stata in corsia, in sala d'aspetto, per dieci ore e mezzo, insomma. Avendo notizie rarefatte, la prima di queste era, guardi, probabilmente suo marito perde due dita. Nella seconda metà dell'intervento, la luce, perché l'intervento stava volgendo al termine nel migliore dei modi e avrei avuto solo 72 ore, solo tra virgolette, 72 ore in una prognosi estremamente riservata, perché in quelle 72 ore si sarebbe, insomma, il mio fisico avrebbe poi dettato... Avrebbe dato la sua parola finale. Il suo verdetto. Ma io sono felicissimo di vedere questi due angeli qua. Perché a parte il sottoscritto, vabbè, ma voi non sapete cosa fanno tutti i giorni? Cioè, recentemente Francesco stesso mi ha dato una notizia su un suo paziente che aveva un incidente 100 volte più pesante del mio, che grazie alla fisioterapia ha ripreso e sta riprendendo la mobilità. Quindi la speranza è sempre l'ultima a morire. Questo ci dice quanto sia importante metterci anche nelle mani di persone che sanno che cosa devono fare, no? In questo caso della scienza e della medicina. Esatto. Dopo la pubblicità però voglio parlare con Francesco e scoprire che paziente sei stato tu. Hai portato pazienza, Filippo? Portatela voi, arriviamo subito. Bravo.
parlati anche con la dottoressa Petrella e Francesco Casengrandi, perché mi hanno veramente salvato la mano. Allora io volevo sapere, siccome in quella situazione immagino il terrore negli occhi, no? La paura, lo sgomento, anche la capacità, o comunque bisogna acquisirla, di imparare a dire che cos'è il dolore, che cos'è che veramente in quel momento fa più male, no? Ma anche la pazienza, perché per questo tipo di operazioni poi riprendere la manualità richiede tanta pazienza. Io non so se tu sei un uomo che ha pazienza. Da 1 a 10? 1. 1. Francesco, com'è andata la riabilitazione con Filippo? Allora, per come siamo adesso, molto bene. Sicuramente più che pazienza, che quella lì ci vuole costanza. Perché con Filippo siamo partiti praticamente dopo 2 giorni dall'intervento. E il trattamento che abbiamo messo in atto con lui è un trattamento che bisogna muovere ogni 2 ore, compresa la fase notturna. E sì, e svegliarsi di notte per muovere una mano. Ogni 4 ore. Sì, infatti è quello. Cioè, molto, molto spesso i pazienti partono forte, sono carichi, poi dopo ci mollano, perché dopo un paio di settimane che ti svegli di notte, ti svegli durante il giorno, così diventi impegnativo. Quindi, e mollano nel momento dove è più importante invece restare lì. Filippo non ha mai mollato. In più, vabbè, tutto bene. Grazie per la vostra disponibilità. Grazie a voi. E dell'immenso lavoro che fate. Esatto, non ho mollato, grazie a voi soprattutto. Grazie. Buon lavoro, ragazzi. Ciao. Grazie della sorpresa. A mani nude è un libro intimista, anche intimista. Hai fatto forse i conti anche con una sorta di bilancio, lo ripeto, 50 anni, ma hai una vita e delle vite dietro di te che ti hanno reso l'uomo che sei, quindi non è un problema ricordare quanti anni hai, Filippo. Mm. Noi però adesso vogliamo avvolgere il nastro e tornare molto, molto, molto lontano nel tempo. Vieni con me e raggiungimi sulla stella. Perché sta per succedere qualcosa dietro la ruota. Che ci aiuta un po' veramente a conoscerti meglio, no? Sì. Vieni alla mia sinistra. Vengo alla tua sinistra. E vogliamo conoscerti bambino. Vederti, visto che oggi sei un uomo maturo, come non abbiamo potuto conoscerti prima. C'è qualcuno che l'ha fatto. Secondo te, lì dietro, chi c'è? No, la mente ottenebrata dalla paura. Paura? Sì. Scheletri nell'armadio ne abbiamo? No, non credo. No? E dietro la ruota? Apriamo la ruota! No! No! È lui! Almost heaven! No! Non ci credo! Ma dai! Ma vai, no! Dai. Vai da lui! No! Così? Almost seven, West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Life is older, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country road, taking on to the place I belong, West Virginia, my, take me home, country road. I hear her voice in the morning hours, she calls me, radio reminds me of my home far away. Driving down the road, I get a feeling that I should have been home yesterday. Yesterday, country road, country road, take me home, to the place I belong, West Virginia, mountain mama. Take me home, country road, take me home, down country road. Ma non ci credo! Ti è cresciuta anche la testa! Venite qui, venite qui! Qui è Gianluca Vaccari!
loro Gianluca. Sono il duo Winchester. Sì, ragazzi, cioè voi avete... Ma io non lo so, ma... Vabbè. Ma è meravigliosa sta cosa. Sì. Quando vi siete conosciuti, Gianluca? Dietro quella ruota o c'era John Denver o c'era... È una questione di disponibilità. Allora, con Gianluca noi ci siamo conosciuti... Insomma, i nostri fratelli maggiori si conoscono da una vita, sono cresciuti insieme. Di conseguenza anche noi fin da bambini ci frequentavamo la parrocchia, abbiamo suonato nel coro della chiesa, abbiamo, ecco lì c'è una nostra foto di quando nel metà anni 80 abbiamo partecipato al Festival dello Studente che era... Con questa canzone, una bellissima rassegna di Sassuolo, adesso non c'è più perché il teatro purtroppo è chiuso da Quanti tempo. Quanti anni avevate lì? Ah, pochi. Il giornale secondo dice... Secondo me 12, 13, 13, 14, una roba del genere. No, io però guarda Filippo, lo devo leggere, lo devo fare perché è troppo bello. Questo articolo è fantastico, sembra uscito da Harry Potter, Hogwarts, eccetera. Non si è ancora spenta in città l'eco proveniente dagli altoparlanti del Festival dello Studente. Mezza Sassuolo parla degli incontrollabili serpenti e della loro prendere a male la platea del duo Vaccari e Neviani. Era un successo. Sì, era noi scritto. Lo abbiamo fatto per scherzo e poi... diciamo che in tutta la provincia si è sparsa la voce e abbiamo cominciato a suonare in giro. I miei esordi musicali li ho condivisi con lui. Gianluca, che cosa diceva lui quando era piccolino? Ma guarda, sai, cioè, Francesca, c'è una cosa carinissima da ricordare. Quando eravamo, appunto, secondo me 12, 13, 14 anni all'oratorio, c'era le chiacchiere. Tu cosa vuoi fare da grande? L'astronauta. L'inventore, no? Il cowboy. Lui, io da grande, farò il cantante. Promessa mantenuta. Questa determinazione, con la sua voce, detto dalla sua voce, era il sogno di un ragazzo che è diventato questa realtà. Ragazzi, aver portato la qua più lui... bella voce che abbiamo. Avete dovuto fare una grande opera di convincimento perché lui va solo a funghi, ma a cavallo e basta. No. È il tuo compleanno o no? E noi dovevamo festeggiarti. Ah, sì, certo. Ma non è stato... Tra l'altro io vorrei cantante... compiere gli anni tutte le settimane. È vero. Vieni qui tutte le settimane, sì, promesso. Tu ogni settimana vengo qua e festeggiamo il mio compleanno. Il tuo compleanno. Ascolta, Phil, adesso torni anche a Sanremo, tra l'altro. Sì, come ospite di questo grande cantante che è Massimo Ranieri. Duetterò con lui in una canzone meravigliosa di Anna Verrà, meravigliosa, complessa, però lui mi chiama e mi chiede di affiancarlo sul palco. Hai detto subito di sì? Io ho detto subito di sì, quasi subito, pochi minuti dopo ho realizzato, mi sono fermato un attimo perché ero in macchina e dopodiché gli ho detto Massimo, io lo faccio con grande gioia. E noi siamo felici che tu vada, perché è una strana coppia. Lo dicono in tanti, addirittura qualcuno pensa ma non è Emiliano che canta in napoletano. Per fortuna non succederà, nel senso che non rovinerò questa bellissima lingua, ma canteremo in italiano perché il pezzo è in italiano e ha una storia, Anna Verrà, meravigliosa. Insomma, sarò al fianco di Massimo, che stimo da una vita. Noi ci conosciamo da tanto tempo, ma ci frequentiamo molto poco, però... Io lo ringrazio ancora e lo faccio pubblicamente qui con non voi. Non vediamo l'ora di vedervi su quel palco. E se tu dovessi esprimere un altro desiderio per questo 2022, cosa chiederesti all'universo? All'universo? Addirittura? Addirittura. Qui mi si vanno mica le cose così a basso prezzo. Guarda, di rimanere in salute. Ti dico la verità, perché alla fine, in fin dei conti, se sto bene io fisicamente, moralmente, tutto il resto viene da sé. Io sono mi reputo una persona instancabile, un ipercinetico che dorme molto poco e fa parecchio, si inventa le cose da fare, quindi se rimango in salute tutto questo viene da sé. Mandiamo la foto a Elisabetta perché noi abbiamo saputo che... Meglio uno di dei quella tuoi... foto lì, qua sembra su Milano. No, ma questa foto, questa. Ah, questa, beh. Uno dei tuoi sogni quest'anno è comprarti un nuovo trattore. Allora, visto com'è andata... C'è il trattore nuovo qui! No! Caro mio, c'è un trattore nuovo no. qui! Vogliamo accertarci? Non abbiamo che sia badato la a marca spese. Giusta. No, che tu lo sappia guidare. Giriamo la ruota. Ma voi siete pazzi, ma veramente. Ma cosa è successo? Siamo unici, vai. Divertiti.
qui. Vediamo se lo sai usare. Questo è un New Holland, ragazzi, questo è tanta roba. Questo nella verità sarà un 200 cavalli, 250 cavalli. Vedi? A dire 50 anni, non vedo neanche quello che ho in mano. Non lo sa usare, non lo sa usare. Devi fare. Accendilo, è acceso? Avete messo la benzina? La nafta, anzi, il diesel? Come? Ha funzionato, ti giuro, in prova funzionava. Che gli è successo a questo trattore? Probabilmente non ha riconosciuto il padrone. Abbiamo consumato le pile? No, magari sono qua che sono sempre in off e non va. Filippo, niente trattore per il 2022. Aspetta, si fa così alla vecchia, così. Era in off prima, adesso è in on. ABC, tutto a destra. Tutto a destra? È tutto a destra. Niente, il trattore non te lo comprare uguale nel 2022, perché mi sa che è meglio. È un presagio questo. Gianluca, bellissimo comunque, grazie per questa sorpresa. Figurati. Filippo, questa è casa tua, fai come ti pare. In teoria lì c'è scritto congedo, però... No, ma chi si congeda? Oh. Torni? Ma non ho neanche fatto il militare, ho fatto l'obiettivo di coscienza, io, quindi... Allora torni tra un attimo. No, no, rimango qui. Rimani qui? Allora, sì. Intanto salutiamo Ciao, Gianluca, grazie. Però. Grazie. Ciao. Vabbè. E adesso... Vado. No, guarda che mi dispiace che non funziona. Ma com'è che non funziona? Noi ma abbiamo... come mai, cavolo? Va. Si sente il mare, però. Si sente il mare. Si sente il mare. Filippo, ci vediamo tra poco. Ci vediamo dopo. Ciao. Grazie.